Ciao Tigucci, ben ritrovati dal vostro AndrewLinkNoTune in questo nuovo episodio per Pokémon Light Platinum. Ora siamo dentro la torre, alla Guardian Tower, la torre guardiana o dei guardiani, perché no? Anche se non è plurale, ce lo metto io. Praticamente questa è la torre della città, che non mi ricordo. Vabbè, è della terza città, dovrebbe essere la quarta, la quinta, insomma, una cosa del genere. È tipo la torre di Lugia, no, di Ho-Oh, dove troviamo Ho-Oh in Pokémon Oro e Argento. Però la differenza è che c'è il Team Steam e livello 35. Abbiamo dei fottuti Pokémon a livello 35. Io ho Pokémon dal 30 in su, però cazzo, ragazzi. Già al 36, 35, 36. Secondo me sono un pochino alti come livelli. Sinceramente. No, mi info un altro? Calm mind? Calmamente? No. Ti calmi e te ne vai a fanculo proprio. Cioè, ragazzi, io non lo so, è troppo forti secondo me. Allora, devo andarmi a curare. A curare. Veramente mi è schiattato malissimo. Non ho repellenti, ma grazie all'acceleratore. Diamogli un nome quasi appropriato. Ma è una specie di torre, tipo quella di Lavandogno con le lapidi. Perché spiegherebbe il fatto dei Pokémon fantasma. Boh. Premier Ball, chiamiamola in italiano. Tengo Raichu davanti perché voglio portarlo al 40. Ecco, preciso. Nidoran mi serve per spaccaroccia. Mi sono mancate le MN, le MT, devo. Le MN più che le MT, perché le MT, le MT ci sono ancora, mi sono mancate le MN. Ah, ok, mi manda Manectric. Oh, ha fatto malissimo a fare roar, boato. Mianfu, no, rimango con Paragly, Paragly pure, a 40, perfetto. Manectric, vai un po'. Sbagliatissimo! No, Chatot. What? Ok. Andiamo avanti. Aspetta, cosa mi dice? Guardian. Perché mette sempre questi. Praticamente lui mette gli script uguali sia. Si è curato, cos'era? Cioè mette 3-4 volte lo stesso script senza motivo. Invece di impegnarsi a fare qualcosa di diverso, no. Proprio minimo sforzo, neanche tutto quanto sto granché di rendimento. Non posso neanche correre dentro i locali, cosa che invece nelle altre Chrome si può fare. Questa Chrome è poi del 2008, mi sembra. Cioè, non è neanche tanto vecchia alla fine, se vogliamo. Quindi, insomma, poteva anche far poter permettere al personaggio di correre dentro gli edifici, comunque sia. Madonna, che casino che mi sta facendo. Fermati. Madonna, io perché ho la brutta abitudine di non ricaricare mai Pokémon. Invece devo prendere. Perché quando gioco così veloce non mi rendo conto effettivamente di quanto i miei Pokémon stiano soffrendo. Full Restore, Madonna. Oh, ok. Dunque, full restore, no? Awakening, ok, sveglia su Raichu. Iperpozione, so che ho fatto malissimo a far evolvere subito Pikachu in Raichu senza insegnargli fulmine. Però è andata così, insomma, non è che po Oddio, potevo mandare anche Growlithe, ma è andata bene anche così. Fearow? Se mandavo Manectric con Scintilla facevamo subito, per carità. Però va bene anche così. Cavolo, Raichu ci vogliono davvero un sacco di punti esperienza per farlo salire di livello. È un Pokémon bello tosto da allenare. TM10. Io aspetto di trovare la TM24 che è Fulmine. Certi MT me le ricordo proprio, cioè, proprio. Talmente tanto abituato a giocare a trovarle che oramai mi ricordo anche i loro numeri. La 26 era, almeno per quanto riguarda fino alla terza gen, attenzione. Mi ricordo che terremoto. Porca merda, mi ricordo che terremoto era la 26.
Nelle prime gen la 26 era abisso, non era terremoto. Mi pare. Perché poi Giovanni, non vorrei dire una cazzata, ti dà abisso? E allora, una cazzata perché? Allora, abisso Giovanni nelle prime gen te la dà sicuro quando lo sconfiggi. Quella me lo ricordo come se fosse appena successo. Però non mi ricordo se effettivamente dalla terza gen in poi, ovvero in Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, ti dà la MT26, che è terremoto, è diventata. Questo non me lo ricordo proprio, sinceramente, nonostante io abbia giocato Rosso Fuoco troppe volte, a dire il vero. Dovrei andarmelo a rigiocare. Non lo sto giocando più. Perché tra YouTube e giochi che escono in continuazione, insomma, preferisco giocarmi le ultime uscite e lasciare da parte giochi che ho giocato tipo 10.000 volte. Una quarantina di volte più o meno. Tra Rosso Fuoco e Verde Foglia, diciamo. Quindi sono quasi identici, quindi li conto insieme. E poi giocato nel senso di finiti esplorando tutto quanto, quindi anche il Settipelago. E lo amo troppo Rosso Fuoco, lo amo troppo. È troppo bello. Non lo so perché, ma è, mi attrae tantissimo quel gioco. Comunque sia, sto divagando un po' da quello che è il gioco perché è lineare. Saliamo, troviamo allenatori, li battiamo. Non ci creano nessun problema, non ci danno noie, cioè. È troppo semplice, è un pattern tutto quanto. Non serve solo, è vero. Un pattern tutto quanto uguale, non c'è altro di cui parlare. Ma facciamo un po' una cosa. Diamola anche a lui. Compaioni selvatici. Ah, ok, stiamo arrivando a un punto cruciale, bene. Questa è l'ultima stanza, chiamiamola così. Però dei lampioni dentro. Credo siano delle candele, ma non hanno animazione. Quindi sono dei lampioni, dei lampent. Che battute. Oh, Mighty Hyena, qualcosa di nuovo, grazie gioco. Zarola però, dai. Fanno troppi danni. Iantail, merda. No, proprio T-Shock quando mi fa Swagger. Ma no, rimango. Bel lavoro, Andrelink. No, Rufflet, faccio con lui. Perfetto, allora ora c'è la mezza capa, diciamo. Ho un solo due revive ancora e li uso, cazzo. Rai, ci devi arrivare al fottuto 40. Tanto dopo dovrò comunque sia comprarmi altra roba. E vai, perfetto. Vabbè, sai che c'è, Raichu. Guarda, siccome mi fai proprio pena, metto Growlithe davanti. Stai diventando più forte, ma sarà impossibile per te sconfiggere Caitlyn, una dei leader del Team Steam. Caitlyn, l'ho già incontrata? Lance! Mio Dio, Tara! Non avrei mai immaginato che il Team Steam potesse evocare Pokémon leggendari come Lugia. Cioè, vuole evocare Lugia? O Pokémon leggendari tipo Lugia? Non si capisce bene. Ora stanno cercando di catturarlo. Ok, hanno evocato Lugia. Credo che sia tempo di mettere fine a tutto quanto questo, Tara. O a tutto ciò. Bene, piccola ragazzina. Tu devi essere quella che sta cercando di distruggere i piani del Team Steam. Metterò un freno a tutto ciò quando ti avrò quando ti avrò sconfitto. Tua pulp? Che cazzo è tua pulp? Di fronte al tuo amico, in un battito di ciglia. Sarebbe giusto, in effetti. Preparati ad affrontare Caitlyn, uno dei leader del Team Steam. Non sarai mai capace di fermare i nostri grandi piani. Il nostro piano master plan è il piano principale più grande, insomma. Ci siamo capiti. Ti sconfiggerò e poi catturerò Lugia. Ah!
Eh sì, è nuova questa, non l'ho mai affrontata. Fatemi solo dire una cosa, è una pornostar? No, chiedo perché è vestita come una puttana e c'ha un frustino. Quando ti cavalca, cioè, in teoria dovrebbe essere noi che il maschio che cavalca lei, ma è lei che sta sopra il maschio che fa il cagnolino e ti frusta il culo, praticamente. Non chiedetemi cosa ho visto perché non mi farebbe piacere saperlo. E non mi fa neanche piacere a me averlo visto, quindi lasciamo perdere, ok? Ah, 40! 42, puttana! Ah, però. Oh, Growlithe! Oh, Growlithe! Merda! Muten! Pistolacqua! Un po'. Oh, dovevo insegnargli Hydropulsar! Non gliel'ho insegnato perché sono coglione! Perché non ho cambiato? Fake out! Finita così? Sono veramente impressionata dalle tue capacità. Potresti diventare una maestra di Pokémon molto prima di quanto tu possa pensare. Ci fa dei complimenti? Ora che i miei Pokémon non sono più in grado di combattere, sarà impossibile per il Team Steam catturare questo Lugia. Catturare questo Lugia? Ce ne sono più di uno? Distruggerà quest'intera città. Ah, lui distruggerà questa intera città perché è incazzato praticamente. Oh! Sì, quanto dura? Oh! Inizio a capire un po' il plot. Allora, è la seconda volta che vengono evocati dei Pokémon leggendari e Arceus viene a fermarli. Sto iniziando a capire il vero plot dietro Pokémon Light Platinum, ma attenzione perché è molto bello. Arceus è riuscito a fermare la lotta tra Hoenn e Lugia, i due grandi dei Pokémon leggendari. È incredibile! Non posso crederci che non ho avuto la possibilità di catturarli, ma i miei Pokémon sono danneggiati. Danneggiati. Ora me ne vado, ma presto ci incontreremo di nuovo. Lance, lo chiamo Lance perché è una storia nostra. Wow, non avevo idea che i Pokémon leggendari avessero un tale potere. Grazie per avermi aiutato, Tara. Darò la caccia al Team Steam e metterò fine alla loro minaccia. Ti porterò al centro Pokémon per ricoverarti. E naturalmente ci devo parlare, se non mi fa recuperare energia. A questo punto io andrei a comprare un po' di roba, di pozioni e quant'altro. E credo che possiamo anche concludere l'episodio qui, comunque sia. È stato abbastanza interessante vedere, comunque sia, iniziare a capire un po' meglio il plot di questo gioco, che non è campato per aria, se ci pensiamo bene. È davvero interessante perché pian piano si sta delineando e sta diventando davvero interessante. Comunque sia, prima di concludere, ho il Water Pulse, Hydropulsar, la insegno a mio Muten. Quale mossa devo dimenticare? Dunque, Withdraw era quella mossa che praticamente si chiude a conchiglia e aumenta la difesa. Withdraw sarebbe raccolta, ma non ha senso in italiano. Steel Wing? A nessuno. No, sto vedendo se posso insegnare qualche mossa particolare ai miei Pokémon, ma non ho niente di interessante a dire, a parte Geodoraggio, che potrei insegnare a Muten, ma forse più in là lo insegnerò. Non lo so. Comunque sia, Gugi, spero che questo video vi sia piaciuto. A me è piaciuto tantissimo per il fatto della trama che sta davvero prendendo forma, anche se lentamente. Quindi, come sempre, vi ricordo che in descrizione trovate i link per la pagina di Facebook e per la pagina di Twitter. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!